ragazzi, ciao da Nick e bentornati qua su Construction Simulator 2015. Allora ragazzi, nell'ultimo gameplay abbiamo costruito la casa lì davanti. Adesso dobbiamo trovare un nuovo lavoro da portare a termine, ma questa volta magari senza sbagliare come l'ultima volta, appunto, che non avevo la gru. Dunque andiamo un po' a vedere i lavori disponibili. Ne vorrei uno carino, uno un altro come quello, casa moderna, jet e calcestruzzo, procura jet e calcestruzzo e scava. Mi sembra proprio come l'altra, solo che stavolta abbiamo i soldi e quindi dovrei, credo, riuscire a comprare almeno un altro macchinario. Dovremmo stavolta, credo, riuscirci tranquillamente. Ok, gente, il calcestruzzo. Ma che è un'altra volta qui? Nello stesso posto vado a tornare a costruire. Cioè, se la son pensata, quelli hanno detto la casa non mi piaceva più, la buttiamo giù e la rifacciamo, cioè. Questa è bella, dai, betonice, che roba. Stesso identico posto, stesso identico lavoro. Ah, io almeno speravo che era leggermente diverso, Vabbè, questa volta però, ecco, effettivamente questa volta devo comprare anche il mezzo giusto, così che quantomeno, voglio dire, no, non faccio lo stesso identico gameplay, voglio dire, quasi quasi, leggermente diverso magari. Che cacchio? Continua così, va a finire che non riesco a comprare manco quel mezzo che mi serve. Chiedo scusa, c'è bisogno? Rivenditore di mezzi. Cioè, per carità, dai, lasciatemi qualche lira che voglio comprare un mezzo nuovo. Gru fissa o pompa calcestruzzo. Oh! Sì, però aspetta. Gru fissa e pompa calcestruzzo. Ma la gru fissa come diamine me la porto? Se è fissa. Appunto. Questo non lo so. La gru fissa. Però siccome ha due funzioni, questa almeno ha due funzioni. Dov'è? La gru fissa ha due funzioni, mentre la pompa calcestruzzo ha un'unica funzione. Però la pompa calcestruzzo te la porti dove te pare piace. La gru non ho la più pallida idea di come funziona, ma io la voglio comprare lo stesso, per un motivo o per un altro servirà, no? Quindi acquista. Sì. Ok, dov'è la mia gru? Oh mio Dio. Ora vorrei capire la gru fissa dov'è. Gru fissa. Ecco. Ok, e da qui come me la porto via? Tanto per... Oh mio Dio. Non ho la più pallida idea di come posso portarla via da qua. La gru fissa. Aspetta, se gli dico tipo che la voglio portare nel cantiere, i mezzi statici non possono essere consegnati. Ok raga, quindi siamo rimasti fregati un'altra volta. Ho comprato una cosa che non so come si sposta. Vabbè, va a finire che facciamo la facciamola come l'abbiamo fatta l'ultima volta sta cosa, va. Tanto ormai penso che la posso fare lo stesso, no? Betoniera. C'è solo quella scocciatura che devo aspettare 8 minuti. No, momento sbagliato. Non vai indietro. Avanti, tanto ormai sappiamo come fare. L'abbiamo fatto già una volta. Cosa vuoi che sia? Questo livello me lo faccio da solo. E poi faremo come l'altra volta. Che ci metto il tizio là, 8 minuti e via. Però comunque abbiamo sempre un mezzo nuovo, questo è una cosa positiva, no? Ok, mo devo anche capire come non rimanerci fregato in questa situazione.
Dai. Beh, oh, mezza striscia è fatta. Ecco, è importante non finire in quel buco. Dai. Mannaggia, non va per niente bene. Allora, visto che ci siamo. Riesco a farlo andare da nessuna parte. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai che non va. Oh, sì, finalmente. Oh. Qua, 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 l'ultimo pezzetto. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta per ora, chiaramente sarà come sempre il secondo piano è il vero problema, purtroppo. Ok, ora procurati, procurati e procurati, come sempre. Camioncino. Ah, dov'è che devo andare? Procurati cosi edilizi, come sempre. Vediamo se c'è qualche rivenditore di cose edilizie. Eccolo qua, ce l'abbiamo anche in città, uno che vende materiali edilizi, perfetto. Quindi, ahimè, ragazzi, non ho la più pallida idea di come trasportare quella gru. Cioè, un motivo c'è, cioè, sicuramente ci sarà un modo di portarsela in giro perché altrimenti non avrebbe senso comprarla, so che non lo so, dovrei studiarmela questa cosa, ma se qualcuno di voi lo sa e me lo scrive, ragazzi, ovviamente mi fa un grossissimo favore. Comunque siamo quasi arrivati, credo. Intanto Nick va, supera tutti tranquillamente a sinistra, a destra. Se ne frega delle leggi, mette sotto anche alla signorina. Au! Ho fatto un omicidio! Ho ucciso una povera donna! Ah, qui mi sa che mi devo affittare il coso. Cos'è? Rivenditore di materiale edilizio? Ok. Ah, sì. Momento che ho sbagliato tasto. Allora, 2, 1. E devo noleggiare. Aspetta. Rimorchio, container, cabina, rivestimenti per pareti. Questa cosa è bella, so però. Benna calcestruzzo gru. Che cacchio è sta benna? Vabbè, comunque, grosso generatore, rimorchio, container. No, comunque, non è di questo che. Allora, innanzitutto compra. Poi. Oh, li ho già comprati, eh. Sì, ok, mi serve un muletto. Ok, eccolo qua. Quindi, fino a prova contraria, i materiali che mi servono sono questi e sono qua. L'unica scocciatura è che se potevo, già iniziavo ora quella storia degli 8 minuti là. O magari mentre poi devo aspettare quei 8 minuti mi studio un po' la gru, magari ci capisco qualche cosa. What? No, 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 no. Giusto per un pelo. Solito pelo di gatto siberiano, tibetano, insomma, di quella razza lì, vai. Un po' di fortuna. Meno male. Sfortuna e fortuna mista di solito, no? Guarda Nicche che velocità supersonica. Piano. Questo muletto può far danni. Ok, oh yeah. Anzi, veramente devo andare su. Vediamo se ce la facciamo. Senza guardare.
Guarda, Nicchia, quanto è bravo. Anche se si vedeva poco, ce l'ho fatta. Ok, qua meglio che guardo, però. Piano. Ok, cos'è sto coso qua? Stampato per terra un mezzo. Lasciamo questo allora qua. Allora, devo legare come sempre il tutto. Una parte del carico non è posata correttamente. Ah, che diamine! Ok, va. Mi tocca. Aspetta. Ora lo posizioniamo correttamente. L'altra parte ora non è posizionata correttamente, però. Ok. Allora, l'escavatore lo dobbiamo di nuovo agganciare. Agganciamo anche questo. Ok. E ce ne possiamo andare. Dobbiamo tornare al cantiere. È messo! È messo! Effettivamente il coso qua dietro lo potevo lasciare, va. Vabbè, però effettivamente mi è tornato utile 2 minuti fa, ma neanche. Chiedo scusa! È messo! E scendiamo! Ok. Ok, raga. Momento che qua mi sto incasinando. Fatto. Ok. Ok, questa è la solita scocciatura. Allora, come avevo fatto l'ultima volta, lavori, commissioni attive, ricomincia parte, assumi operaio. Sì, ok, quindi qua, ahimè, ci rimettiamo di nuovo l'operaio, se ne occupa lui di gettare il calcestruzzo lì sopra, cose che purtroppo noi al momento non possiamo fare, perché non so come diamine portare qui la gru. Ma spero che nel prossimo gameplay ci riusciamo. Ah no, aspetta, questo non lo devo togliere perché poi l'ultima cosa da fare è proprio scavare. Giusto, vero? L'escavatore mi serve perché poi devo scavare dopo di quest'altro compito. Quindi togliamo semplicemente da qua per ora questo. Guarda le ruote come gli fanno. Riuscirò. Ok, giriamo per di qua. Oh. Ok. Questo però lo posiamo qua. Dunque, ci stanno sti 8 minuti qui da dover aspettare. Io direi che andiamo di nuovo in città, no? Andiamo in sede.
Allora, e mo sta Benetta Gru ce l'ho, è lì, è bella e non so minimamente come diamine. Dici che muore se mi butto? No, tranquillo. Non si fa niente. No? Questo ha un casco, ma pure che casca non si fa male. Quindi sfida le leggi lui della fisica. Quindi sto coso qua. Vabbè, comunque vai. Almeno giusto per provare sta gru, va, mentre che devo aspettare. Quindi così. Ok, diciamo che così gira. Vediamo un po' i comandi. I comandi. Allora, ok. Il gancio. Oh sì, ok. F, V, backspace. Sì, vabbè, sono comandi abbastanza semplici e classici, però giustamente non indica nulla per quanto riguarda il portarsela in giro. Ora, visto che dobbiamo aspettare, io direi che torniamo dal rivenditore di mezzi in città. Voglio dare brevemente un'occhiata ancora ai mezzi in vendita. Importa mezzi no, rimorchio pienale ribassato, non lo so. Cassoni ribaltabili. Non ho la più pallida idea se posso mai caricare qui sopra quello. Comunque credo che lo dobbiamo comprare prima o poi lo stesso, quindi io direi che lo compriamo. Tanto schifo non fa. Ed è qui. Un momento, come cacchio mi serve qui un camion per usare sto coso? Credo, eh. Mezzi, camioncino con gru. Sì, effettivamente. Ah, eccolo qua, camion a pianale ribassato, 100.000 euro. Vabbè, sarà una delle altre cose che comprerò. Compreremo anche quindi il necessario per quanto riguarda utilizzare. Tanto questo mi serve, se non mi sbaglio, almeno per portare il rullo. Anche se voglio comprare il rullo, questo mi serve per potermelo portare in giro il rullo. Quindi non è una cattiva idea. Vabbè, raga, allora ci becchiamo non appena quel tizio finisce di fare la sua parte. E ci siamo, ragazzi! E l'operaio ce l'ha fatta e il mio escavatore è sparito nel nulla. Mistero to. Oh, eccolo qua. Stavo a dire to 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 to. Che fine ha fatto? Ah. Oh, sembra che sta scorreggiando. Devi valutare l'acquisto di un nuovo mezzo. Oh, ne ho comprato uno non molto tempo fa, Anche costoso. Anche costoso, devo dire che non so come portarlo in giro. Mazza che è complicato guidare sto caspita de coso. Bisogna tener premuti due pulsanti. Devo tener premuto la Q e la E per andare avanti. E non vi dico per girare che è ancora più complicato. E va bene, volevano mettere un po' di realismo. E cominciamo sta giornata di scavi. Allora, vai. Ah, qualcuno diceva per il realismo dovrei mettere la terra in quel cassone che sta là. Beh, se vogliamo fare questo si può anche fare. Se vogliamo questo possiamo anche farlo. Difatti quel cassone lì l'avevo portato lì per sto motivo, ma poi siccome non era proprio richiesto, e allora l'avevo buttata lì a casa. No, era maschio, vabbè allora. E siccome appunto non era richiesto, non l'ho più usato, mazzanicchie come guida in città, come guido io non guida nessuno. Però visto che per non ripetere lo stesso identico gameplay, andiamo un pochettino a fare una cosa diversa. Ok, ci sta qui il Bahnhof a stazione. Il Bahnhof. Ti metto sotto! Sto ammazzando un mucchio di tedeschi oggi. Oh. Ok, guarda poi come guida Nick. Oh, è incredibile, ma vero. Guardami, sono velocissimo!
E non sto a fa manco un incidente! Oh, ma ammazza che palo! Ho preso un palo in pieno, ah, aspetta che sto uscendo io! Ok! Allora, oh, ma tutte che passano quando passo io? Dai, ok. Vediamo se può andar bene così. Ok, se deve fare tutto sto rumore non ci siamo più. Com'è che si... Ah, se deve fare tutto quel rumore va, mi fa venire il mal di testa. Avanti, Nicche, forza, scava! Accidenti! Ai, Nicche! Un po' più indietro. Beh, un po' dentro, un po' fuori. Ok, accidente, è complicato. Oh, ma dammi il tempo di arrivarci, no? Non riesco mai a fare uno scavo come si deve. Oh, finalmente un 100%. Oh yeah! Oh yeah! Momento! Ok, un po' più indietro. Ok, vai, vuoi continuare? No, no, no. Ok, basta scavare che è una cosa lunga. Ok, allora devo togliermi di qua. Ok, mo vediamo di togliere questo se mi riesce. Una parola. Aspetta. Ok, agganciato. Oh mio Dio, non cadere. Oh lol. Non puoi guidare velocemente. A me pare che me ne sto andando anche abbastanza alla svelta. Vediamo se riusciamo un attimino a dare una sistemata a sto caspita di coso. Ok. Oh, come si fa a farlo scendere, dai? Eccolo. Ok. Non puoi guidare velocemente. Lo dice lui. Fatto! Completa 10 progetti edilizi per conto tuo, 4.000 punti esperienza. Guadagnati 112.000 euro. In tutto abbiamo 112.000 euro e questo lavoro l'abbiamo completato.
Quindi camion a pianale ribassato, speriamo che è quello giusto. Lui è. Acquista, vai! Ok, speriamo che poi abbiamo i soldi per pagare l'affitto e quant'altro, no? Quindi ragazzi, mo abbiamo un camion e un bel coso qui, pianale, ribassato, quello che è. Oh yeah, lavorato sotto per 300 minuti, 25.000 euro, dollari. Buono. Fanno comodo sti soldi. E là si può agganciare sto coso? Non mi dire che non è quello giusto, eh? Oh, ma ti pare che io ci riesco a posizionarmi dritto? Sembra quasi che scivola sul ghiaccio. Oh, finalmente stavo a dire, eccolo. Ah, devo sollevare quel caspita di coso là. Perfetto, raga, e mo abbiamo un bellissimo mezzo nuovo. Ovviamente direi che l'ideale è lasciarlo qui perché se compro qualcosa è da qui che me lo devo portare via, no? Mi pare anche giusto. Va bene, ragazzi, quindi per il momento ci fermiamo qui. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, se sapete come si può trasportare la gru, ditemelo. Io vi saluto, ci si becca presto in un prossimo gameplay. Ciao, ragazzi!